stasera finisco male. Ma voi cosa fate? Ve le vendete? Le foto, cosa fate? No. Ma voi lo sapevate che io avevo un amico, ve l'ho già raccontata sta cosa. Presente una volta una mia amica, che ora non è più mia amica, perché una cosa del genere. Alla fine del concerto mi dicono, ma lo sai che... Lei mi dice, ma lo sai che mi sono venduta? Non mi sono venduta e cartoline... Sì, e cartoline tu a 5 euro? Io mi sono messo a ridere, ho guardato, gli ho detto, stai scherzando? Ovviamente sto scherzando, che te faccio una roba del genere? Sì, praticamente, lei fuori dal concerto si era fatta fotografare un posto di cartoline e le ha date al precisamente al Pala Partenope di Napoli a 5 euro. Questa era una mia amica, cioè. Ma dimmi, ti servono dei soldi, te li presto. Ma guarda, guarda che è una cosa meschina proprio. Che fosse 5 euro, che fossero 50 centesimi. Cioè, è il gesto proprio. Non so neanche se sia viva. No. No, non la sento più da un bel po'. Perché, perché sapevo che era deficiente. Poi l'anno scorso non ho avuto. Ah! No, adesso vi dico questo. L'anno scorso, pensate, mi chiede, cioè manca soltanto che dico il nome, mi chiede biglietti a crediti omaggio per il concerto dei Modà a Roma. Quindi io cosa faccio? Avevo due biglietti suoi, cioè tipo ho tre biglietti che mi aveva chiesto lei e quattro biglietti che mi aveva chiesto un'altra mia amica. Cosa succede? Tutte e due erano a nome Scano. Quindi arriva prima lei, cosa fanno? Le danno quattro biglietti invece che tre. Ad un certo punto arriva l'altra, le danno tre biglietti, dice cavolo, ma non le abbiamo chiesto quattro, valido, però sti cavoli, già che ce ne ha regalato tre, ne compriamo un altro. Si incontrano le due e la prima, quella del cartolino autografato, ha detto guarda che se vuoi te ne vendo uno io. Cioè, con scritto omaggio 0 euro, lei si voleva vendere, cioè, che non era manco, dico, l'ho pagato, 50, cioè ci sono i bagarini, no, lo pagano 30 euro, se lo rivendono a 60, e con te. Questa deficiente si stava vendendo, poi magari fa un controllo alla finanza, no? Questi a chi erano intestati a Scano, capito? La figura qui di merda ce la faccio io. L'hai denunciata? No, non l'ho denunciata, ma gli ho dato uno di quei calci che... Questa credo sia l'ultima cosa che ha fatto, questa è proprio l'ultima. E poi da lì, da qui, dopo questa cosa, è saltato fuori che era vero delle cartoline vendute. Che carino, magari ci avete pure tra gli amici di Tizio. Vabbè, musica, va? Occhi ai profili privati, ragazzi. Privato. Ti ricordi quelle corse con il tuo regalo, ma non ti aspettavo mai l'uscita dalla scuola, quando tutto ci sembrava non potesse mai finire. Ti ricordi quando corri cadi sotto il sole, quando un bacio ti è